Salve ragazzi e bentornati a Pokémon Heart Gold in questa parte. Prima di cominciare il Super 4 devo dirvi due cose. La prima cosa è che, come sentirete, l'audio è notevolmente migliorato. Questo perché sto scoprendo sempre di più come riuscire a settare questi nuovi programmi che sto utilizzando, perché come sapete Heart Gold lo sto registrando su un computer che non è quello che uso di solito. Di conseguenza sono partito un pochino alla leggera, senza sapere bene come settare le cose. Adesso finalmente sono riuscito a settare l'audio alla perfezione. Non sentirete più quel leggero rumorino che c'era nelle scorse parti. E direi che è meglio così, dato che comunque Heart Gold non sarà l'unico let's play che registrerò su questo computer. Ma ne registrerò anche altri, per adesso non voglio dirvi nulla. Seconda cosa, ho allenato il team tutto quanto a livello 50. Ho deciso di mettere Dumbo come ultimo Pokémon del team, ovvero il mio Donphan. E ho allenato la squadra, sì, tutta a livello 50. Madball ha imparato Vortex Palla, Cinereo ha imparato Lanciafiamme, Poliswag ha imparato Sveglio Pacca, Flamingo Divinazione. E basta, Dumbo aveva Magnitudo, che però ho sostituito con Terremoto quando l'ha imparata. E beh, direi che la squadra è abbastanza buona, se non per il fatto che avrei voluto far evolvere Poliwhirl in Poliwrath, ma per adesso la pietra idrica non ancora posso averla. Me la sarei potuta cittare tranquillamente, però preferisco aspettare e prendermela legit. Dunque, possiamo iniziare la Lega Pokémon. Andrò con il mio solito schema, ovvero un Super 4 per ogni parte. Partiamo con il primo, che appunto è Pino. E l'ambientazione è fantastica perché guardate questi cubi, cioè fantastici. Direi di partire subito con un Pokémon elettro o ghiaccio, perché lui partirà con un Oxatu che è di tipo psico volante. E quindi partiamo avvantaggiati ovviamente con il nostro Madball, che è salito a livello 50. Non gli ho insegnato Tuono perché semplicemente preferivo tenere Scintilla. Lo so che Tuono è molto forte come mossa, tuttavia preferisco magari shottarlo in due colpi, ma andare al sicuro che shottarlo in un colpo ma non sapere se la mossa fallirà oppure no. Quindi nulla, questo. Allora, io direi subito di partire piazzando uno schermo luce, in modo tale da evitare i vari psichico e cose del genere. Lui ci usa Sordiraggio, il che è fantastico, fantastico, veramente fantastico. E non velocizzerò le lotte con i Super 4, perché dai, almeno queste, subito. E andiamo con Scintilla, avrei anche Raggio Scossa, però preferisco andare subito al sicuro. Perfetto, non si colpisce da solo, grande Madball, finalmente mi stai iniziando a rendere fiero di te. Attacchiamo e non lo shotta, come avevo detto, preferisco farlo in due colpi. Ci usa Retromarcia, che è una mossa di tipo fisico, quindi ok, tranquillamente. Lo schermo luce non avrebbe potuto fare nulla al riguardo. Allora, i Super 4 avranno 5 Pokémon, tranne Lance, che ne avrà 6, che sarà, vabbè. Lo conoscete tutti Lance, no? Allora, io direi di cambiare Pokémon, adesso che ha messo Exeggutor, e di mandare Cinereo. Come vedete, sono tutti al 50 e poco più. Dopo dicevate che uso le caramelle rare, che non è assolutamente vero. E Sinereo era quasi al 51, perché non l'ho fatto salire al 51? Non lo so, perché li ho allenati non oggi, li ho allenati la settimana scorsa, dopo aver registrato la 22esima parte, quindi... Ah, e tra l'altro Sinereo ha 3 mosse, perché forza gliel'ho fatto dimenticare. Quindi ho un Sinereo con 3 mosse, Lanciafiamme, Lava Sbuffo e Rotolamento. E attendo che impari la quarta mossa. Perché se poi magari la voleva imparare durante la lotta con Super 4 o durante una battaglia dopo avevo forza. Dopo è tutto un casino andare a prendere le squame cuore e fargliela ricordare, cioè, troppo casino, troppo. Allora, Slowbro, direi di rimettere Madball, dato che il nostro schermo luce resiste ancora. E se non sbaglio dura 5 turni, quindi benissimo. Nella giornata di oggi spero di riuscire a registrare tutta la Lega Pokémon, si spera, non vorrei riprendere la settimana prossima, perché voi non so se lo sapete, ma io quando sono qui a Bologna, con questo bel computer fisso che mi permette di registrare i video del Nintendo DS, cosa che il mio portatile non mi consente di fare purtroppo, registro il sabato mattina e il lunedì mattina, e ogni tanto anche la domenica, ma proprio di rado, molto di rado. Solo una volta mi è capitato di registrare domenica. E per adesso Heart Gold siamo arrivati a questa parte e lo sto registrando in 3 settimane diverse, quindi... A parte la settimana prima di prendermi quella pausa lunga che mi sono preso di 3 settimane. Ecco, in quelle 3 settimane che sono stato in pausa ho comunque un pochino lavorato, anche se ho registrato praticamente solamente il sabato e il lunedì. Benissimo, ok, paralizzato. Ok, fantastico. Adesso finisce l'effetto di riflesso, sì, di schermo luce. E io lo rimetto. Lui ci usa maledizione, ecco perché sta resistendo così tanto. Adesso lui sicuramente andrà per curarsi.
Quindi cosa potrei fare? Scintilla non lo manderà a KO, purtroppo. Vabbè, usiamo Scintilla lo stesso. Ah! La nazione adesso si curerà, sicuramente. Quindi velocizzo un secondo. Ecco, infatti. Oh! Attenzione, che colpaccio! No, ha resistito! Ok, perfetto. Bene. Adesso possiamo proseguire a velocità normale. Xatu, ok, ha rimesso lo Xatu che c'era prima, mi sembra, eh? Eh sì, è proprio lui. Con una scintilla dovrebbe andare giù. Ti prego, vai giù. Ok, Madball eroe indiscusso di questa lotta, dai. Jinx, allora, contro Jinx direi di mandare Cinereo. Vai Cinereo, facci vedere di cosa sei capace. Sei stato il mio starter, anche se ti avrei voluto a femmina, cosa che non succede praticamente mai. E quindi vedi di rendermi orgoglioso. Andiamo con Lanciafiamme, nuova mossa imparata, stab, ciao ciao. Spero almeno che sia un ciao ciao. Eh sì, è proprio un ciao ciao. Io non è che dico one hit KO, o come dice Axo, one hit knockout, no, io dico ciao ciao. E io sono originale. Voi dovete sapere questo. Allora, Xatu, un altro? Porca miseria. Ok. Allora, Xatu l'abbiamo già visto tranquillamente. Si shotta con due scintille, quindi... niente ciao ciao. Perché? Ok. Ok, ce la siamo per fare, dai. Allora, il livello per adesso è abbastanza... cioè, noi siamo in vantaggio per quanto riguarda il livello, ma arrivando da Lance ci troveremo più o meno sugli stessi livelli. Quindi, ok, perfetto. L'attacca cedro. Stordiraggio. Sei un maledetto. Ecco, si colpisce da solo. Psichico. Si colpisce da solo di nuovo. Psichico. No. Cavolo, questa è stata sfiga. Molta sfiga. Ok. Va bene. Pazienza. Ok, mandiamo Flamingo. La nostra seconda arma contro questi Pokémon psico. E usiamo palla ombra. E ciao ciao Pino. Perfetto. Io non posso crederci. Ci devi credere, purtroppo. Nonostante la sconfitta, non posso demordere. Continuerò a lottare finché non sarò il più grande. Ora proverai tutta la potenza dei Super 4. Ok, va bene, come dici tu. Bene, allora, adesso curiamo chi deve essere curato. Io ho fatto scorta un pochino di... ho preso 20 revitalizzanti, anche se perché comunque li ho portati al 50, quindi non credo che... ci ho messo un sacco di tempo a portarli al 50, E poi la cosa più brutta non è stato portarli tutti al 50, che vabbè, comunque Dumbo era al livello 33, quindi non è che ho dovuto portarlo al 50 dal livello 5. Però la cosa brutta è stata che... Madball, perché nella via Vittoria... li ho allenati nella via Vittoria, e praticamente Pokémon che posso sconfiggere con Madball nella via Vittoria sono i Golbat, che non uscivano quasi mai, quindi ogni volta devo fare cambio, Comunque, per questa parte è tutto, nella prossima affronteremo il secondo Super 4 e bye bye!